Torna il jazz italiano per le terre del sisma, il cui programma è stato presentato a Roma ad organizzare la Federazione Nazionale Jazz Italiano con il coordinamento operativo di jazz e con l'associazione Jazz all'Aquila, evento promosso dal Ministero della Cultura, dal Comune SIAE e molti altri partner. Si parte il 28 agosto da Camerino per la Marcia Solidale, una settimana di concerti e trekking nelle terre del sisma, con la conclusione all'Aquila con due giorni, 4-5 settembre, di grandi concerti con oltre 150 musicisti. Direzione artistica a tre voci, Rita Marco Tulli, Paolo Damiani, Alessandro Fedrigo. La novità di questa edizione è l'omaggio della due giorni aquilana Giacomo Balla a 150 anni dalla nascita. Il titolo è L'Aquila balla con le arti e l'apertura è affidata al celebre coreografo e danzatore Virgilio Sieni, che da tempo realizza progetti coinvolgendo centinaia di cittadini. È previsto un progetto ad hoc per l'Aquila con una lunga residenza della compagnia di danza che coinvolgerà diversi spazi della città, tra cui le sale del nuovo Maxi. Sì, l'Aquila è un po' come il jazz, è una cosa in continuo movimento che sperimenta, che innova, che studia, che incuriosisce. E il jazz oggi si arricchisce di alcune novità, che sono anche le novità dell'Aquila, che è la collaborazione con il Maxi L'Aquila, che è il recupero della scalinata di San Bernardino che ospitò il primo evento in assoluto. Ci saranno musicisti come Danilo Rea in città, Pietro Tornolo, Ares Tavolazzi, Luca Quino, Roberto Gatto e tanti altri, ma saranno coinvolti attori ed attrici. Concerti nel palco di fronte alla scalinata di San Bernardino, ma anche in Piazza Duomo, Parco del Castello, Piazza Palazzo, Piazza Chiarino, Piazza Santa Maria Paganica, Piazza dei Gesuiti, di fronte alla Casa dello Studente e nella Fontana delle 99 Cannelle. Durante le serate verranno conferiti premi alla carriera, alla memoria, a giovani visionari e ci saranno tante altre iniziative culturali collaterali anche per i più piccoli, confermando la bontà di una manifestazione che all'inizio è stata una scommessa, ma che è cresciuta sempre più negli anni.